Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Votata all'unanimità dal Consiglio Provinciale la mozione del consigliere 5 Stelle Alex Marini, che impegna la Giunta a promuovere iniziative di sostegno alla cultura del risparmio energetico. Il dispositivo prevede di individuare risorse per favorire la creazione di comunità energetiche di autoconsumo e di attivarsi col Governo per sollecitare un decreto che introduca detrazioni fiscali e tariffe incentivanti, oltre a riconoscere a regioni e province autonome la parte del PNRR dedicata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. L'assessore Tonin ha profondamente condiviso lo spirito della mozione, affermando che la provincia sta già lavorando ad un pacchetto di iniziative in questa direzione, con l'obiettivo ultimo di costituire un modello energetico trentino basato sulle comunità. Nel mondo e anche in Trentino sono in costante aumento serie forme di sofferenza psicologica e disagio esistenziale, forse associate a modelli sociali mutati, alle quali il sistema sociosanitario deve rispondere in maniera adeguata. Il Consiglio Provinciale ha accolto all'unanimità una mozione del consigliere Luca Zeni, del PD, che, pur riconoscendo il lavoro importante già svolto dalla provincia, impegna la Giunta a recepire l'opportunità dei trasferimenti statali dedicati e utilizzare tutti gli strumenti per garantire alla popolazione la più estesa assistenza psicologica. L'assessora Segnana ha condiviso il documento, confermando le preoccupazioni sul tema, che la provincia sta tuttavia affrontando con massima serietà, anche con l'attivazione di progettualità e l'emissione di importanti risorse. C'è tempo fino al 18 febbraio per vedere a Palazzo Trentini la splendida mostra Occhi sul mondo circostante, che a 30 anni dalla scomparsa permette di riscoprire attraverso ben 105 tele la straordinaria figura dell'artista trentino Michelangelo Pergem Gelmi. Curata da Riccarda Turrina assieme al figlio dell'artista Mario, la rassegna è organizzata come un lungo diario per immagini e percorre la vita avventurosa dell'artista attraverso i suoi innumerevoli spostamenti e le molteplici svolte tecniche ed espressive. A Palazzo Trentini, via Manci 27 a Trento, tutti i giorni esclusi festivi, ingresso libero. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.